Bentornati, ben ritrovati. Allora, il formaggio di oggi è un formaggio che un po' non esiste. Io ho comprato l'annatto, un colorante naturale, perché voglio fare il formaggio francese Mimolette, che poi ho visto anche, diciamo, lo fanno in Olanda, versione meno stagionata, che a me piace un po' di più. E quindi non sapevo le dosi di questo annatto, perché non sapevo quanto colorasse. Quindi ho fatto un formaggio di prova e è venuto, non so neanche come definirlo, un formaggio semi-stagionato. Sono molto soddisfatto del risultato, quindi lo preparo con voi. Chiaramente spiegherò tutto passo passo. Io ho latte vaccino non pastorizzato. Al latte aggiungo per prima cosa l'annatto. Allora, io ho messo la dose massima sulla confezione, nonostante tutto mi è venuto un formaggio non arancione arancione come la Mimolette, per cui adesso so che per fare la Mimolette mi occorrerà almeno il doppio della dose sulla confezione. Mescoliamo bene, possiamo anche cominciare a scaldare. Aggiungeremo adesso le colture starter, i batteri, i fermenti, chiamateli come volete. Vi ricordo che se il latte è pastorizzato, o in casa, o a maggior ragione quello del supermercato del Banco Frigo, dovete aggiungere il cloruro di calcio, dose sulla confezione. Aggiungo quindi, un po' prima del caglio, le colture starter, sciolte in pochissima acqua. Anche quelle, sempre dose sulla confezione, inutile che vi scrivo 0,2-0,3 grammi perché tanto poi dipende dalla confezione che comprate. Però in genere i dosaggi sono quelli, 1 gramma 10 litri di latte, quelle che compro io. Mescoliamo bene. Poi sul canale metterò come sostituire le colture starter, cioè come preparare il latte, innesto o il siero innesto, cioè latte inacidito o siero inacidito. Raggiunti 35 grammi, 35 gradi, scusate, aggiungiamo il caglio. Io ho quello liquido, comunque è sempre bene sciogliere in un goccio d'acqua, dose sulla confezione. Io ho un caglio 1 a 50.000, quindi una goccia a litro di latte, però ne metto sempre un paio di gocce in più. Non è caglio animale, è caglio microbiologico questo. Mescoliamo bene. Non, un minutino, ma non di più, perché poi comincia ad addensarsi, non dobbiamo toccarlo. Quindi, diciamo, distribuiamo bene, fermiamo il giro del latte, copriamo, giusto per non farci cadere niente, e aspettiamo 30 minuti. Dopo 30 minuti tagliamo il nostro latte coagulato a cubetti di circa 1,5 centimetri di spigolo. Ricordo che più i cubi sono grandi, più il formaggio verrà alla fine a pasta molle. Copriamo e aspettiamo 10 minuti. Dopo 10 minuti scaldiamo il formaggio fino a 42 gradi, mescolando continuamente e delicatamente. Arrivati a 42 gradi, spegniamo il fuoco, spostiamo il formaggio su un telo di lino. Io ho questi teli addirittura per formaggio, sono in plastica bucherellati. E strizziamo un pochino. Vedete, mi preparo una formina al contrario che entra perfettamente in questo tubo che sarà la mia vera formina, diametro 12 centimetri, 12 e mezzo, più o meno quello lì. Allora, strizziamo un attimino il formaggio. Poi sul canale trovate anche la pressa fatta in questo modo, ma fatta proprio in modo professionale. Lo strizziamo senza strizzarlo troppo, un pochino, poi sta un po' a voi,
dovete creare il vostro formaggio, come io mi creo i miei. Spostiamo il formaggio nella nostra pressa, chiamiamola, e lo terremo pressato per 20 ore alla temperatura più o meno 25 gradi, insomma, quella che avete in casa, con un peso sopra di 1,5 kg. Io userò una bottiglia di vino Gaia, è la mia pressa preferita, a parte quella professionale, chiaramente. Ovviamente mettiamo sopra un'altra formina uguale, solo che dal verso giusto, non come l'altra capovolta, in modo da poter appoggiare la bottiglia, o insomma un peso sopra. Schiacciamo leggermente per farla entrare bene, in modo che non scappi. Vedete, è bene anche capovolgere, perché in modo da essere sicuri che il formaggio sia all'altezza giusta della pressa. Poi, insomma, ve la vedete voi. Cercate di controllare le facce che siano piane, perché chiaramente il fazzoletto, che rimane dentro può provocare delle imperfezioni sulla crosta. Bene, peso da 1,5 kg, poi temperatura ambiente per 20 ore. Dopo 20 ore capovolgiamo il formaggio, rimettiamo il peso e altre 20 ore a temperatura ambiente. Questa volta però senza fazzoletto. Dopo altre 20 ore togliamo il formaggio, estraiamo dalla nostra formina e rifiliamo un attimino i bordi. Lo pesiamo, 600 grammi, così possiamo decidere quanto farlo stare in salamoia. Proviamo anche la consistenza. Per decidere la percentuale di salamoia, allora io ho deciso su 1 litro d'acqua non clorata 250 grammi di sale, quindi salamoia al 25%, e opzionale 1 grammo di cloruro di calcio. Mescoliamo bene, lo faremo stare in salamoia a temperatura ambiente per 7 ore, 6-7 ore, 7, io l'ho lasciato 7 ore, capovolgendolo ogni tanto. E io metto uno straccio sopra imbevuto di salamoia in modo che si sali uniformemente e non si secchi. Stagionatura, propongo massimo 12 gradi o in frigorifero, lo capovolgete all'inizio ogni giorno, magari poi dopo ogni 2 o 3 giorni. All'inizio si può mettere anche una retina sotto se cola ancora siero. Mi raccomando, dopo la salamoia lo asciugate un attimino. Se, cosa dire, se si formano muffe lo potete spennellare con olio aceto, diciamo che una parte di aceto e 3-4 di olio di semi. Se si formano delle crepe le potete riempire con dello strutto. Questi sono i consigli, diciamo, base che vi posso dare. Tempo di stagionatura dipende da voi. La mimolette francese stagiona 3 mesi e più, quella olandese sicuramente meno, si sente che è un formaggio fresco, stagionerà un mesetto, anche meno probabilmente, 20 giorni. Io diciamo l'ho fatto stare un mese e 5 giorni, però mi sarei volentieri fermato prima perché secondo me è meglio, 20 giorni il formaggio è perfetto. Eccolo qua, dopo 35 giorni. Allora, vedete che l'annato ha fatto il suo effetto. Pensavo
fosse più arancione, lo so per quando farò la mimolette. Ora lo apriamo e il video è finito. Bene, il formaggio è pronto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina se siete interessati a vedere altri miei video. Ho un pezzo di formaggio in mano. Mi farebbe piacere. Potete iscrivervi al gruppo Facebook, c'è il link sotto in descrizione sui formaggi, sta diventando adesso numeroso, anche questo mi fa molto piacere. E di seguirmi su TikTok. Su TikTok, ho il canale, chiaramente. Perché questo TikTok? Perché mi farebbe piacere arrivare a 1000 iscritti, in modo da poter fare i live su TikTok sui formaggi. Benissimo, ci vediamo molto molto presto e adesso vi mangio un bel pezzo di formaggio.